Bella ragazzi, qui Raptor e oggi sono qui insieme a voi su MV2. Ragazzi, che secondo me, a parer mio, è il gioco più bello, più bello in assoluto. Infatti, in questi prossimi gameplay di queste settimane cercherò soprattutto di, di portarvi gameplay su MV2 ed MV3 perché, a parer mio, sono anche quelli che credo, eh, perché proprio lo vedo anche dalle visualizzazioni e dai mi piace dei video credo che sia il video più la parte di video più apprezzata da voi, quindi a me piace vedere che voi apprezzate i video e soprattutto quando c'è diciamo divertimento nel guardarli e non c'è tanta noia e quindi ho deciso di portarvi non uno ma bensì due gameplay oggi su MW2. Che uno sarà una partita di guerra terrestre, oh beh, guerra terrestre dico perché per MV3, eh, uno sarà una partita di battaglia terrestre con la mini Uzi con i caricatori modificati su Deathmatch a squadre in Westland, che è una delle mie mappe preferite su MV2, in cui finirò con un punteggio di mi sembra 27-1. Perché non... volevo tirarla nucleare Però purtroppo non ce l'ho fatta Perché essendo un dead match a squadre Purtroppo è finita la partita E l'ho preso in culo <ride> Però capita Comunque ve l'ho por... voluta portare ragazzi Perché siccome ogni tanto Io quando non ho niente Non ho diciamo Non ho video da mettervi e devo mettermi a registrarli guardo sempre sulla mia super chiavettina i video che ho dentro vecchi dei giochi vecchi tipo Black Ops o MW2 o magari anche COD4 e scelgo i più belli magari se invece di crearne uno nuovo di questi giorni se ne porto uno vecchio poi lo commento molto carino e Ho scelto non un video lungo perché ho tantissimi video di nucleari senza ricompense oppure video di dopple nucleari però purtroppo durano più di un quarto d'ora e io sinceramente a portarvi un video di un quarto d'ora e passa commentato da solo non lo reggo perché preferirei mille volte a che ci sia dadde a commentare così che si possa passare un po' più il tempo sparando minchiate perché... Io posso commentarmi un video di 5-10 minuti per dirvi quello che farò, quello, cosa ho fatto nella partita o magari dire qualche minchiata però <ride> fare un video di un quarto d'ora 20 minuti in live posso capirlo perché uno si concentra, dice quello che vuol fare durante la partita e dà consigli eccetera però portarvi una partita di 15-20 minuti da solo, non in live, dopo un po' oltre a mancare il fiato, <ride> ma non si sa più cosa dire. Quindi ragazzi dico solo una cosa, che oggi in questo, game, in, questo, in questo video stavo per dire in questo gameplay, vabbè, in questo video vi farò vedere due, eh, due partite. Che una ve l'ho appena detta prima, che è questa partita di Deadmatch a squadra con la Mini Uzi che finirò 27-1. E l'altra, invece, ragazzi, è una partita privata in cui vi mostrerò quando creerò l'account su MW2. Che mi era venuta l'idea nel Robto Commander per chi l'ha visto, quello su Black Ops 2. Che volevo creare un account su MU2 per giocare sempre con altre persone che non hanno mai giocato con me. Proprio per non riuscire. Non ce la farò mai con tutti. Eh, ma per dare la possibilità, più o meno quasi alla maggior parte, di poter giocare con me. Non online, ma in privata, ragazzi. Perché io quando gioco con le persone preferisco mille volte giocare in privata. Piuttosto dar, dar l'host a qualcuno, diciamo che. Che, re, che tiene o oh, 12-16 persone proprio, proprio tante per fare un bel gruppetto. Ma a giocarlo in privata perché ho solo provato con il rotto commander di Black Ops 2. Ragazzi, è quasi impossibile giocare una partita in gruppo da 3 o 4. Perché non trova partite. Infatti, penso che da ora in avanti e nel rotto Commander di, di Black Ops 2 farò partite al massimo con 3 uh, persone non di più Infatti mi dispiace per tutti quelli che mi hanno aggiunto ma di più non si può fare raga Perché ho provato persino a fare un gruppo da 6 giocando in uh, battaglia terrestre o guerra come si dice Ed è una cosa quasi impossibile E adesso ragazzi inizia la seconda, il secondo gameplay che sarebbe la partita privata in cui e sarà non so di quanto tempo fa, ormai saranno ben due anni. Questo video in cui vi mostrerò cosa facevo. Tanto tempo fa, quando avevo già video registrati, e per passare il tempo andavo con il mio primo account, che adesso non lo posso più usare perché è bannato. però su MV2, ogni tanto lo uso bene ancora. Comunque andavo tutti i pomeriggi con il mio gruppetto di amici in privata a giocare a Quick Scoop su MW2 Perché diciamo mi appassionava tanto giocare con le persone che mi conoscevano sulle private Per divertirsi e per passare il tempo diciamo con gli amici Perché alcuni li conoscevano in realtà, alcuni no Però c'è sempre tutto questo divertimento Comunque ragazzi, volevo dire un'altra cosa, perché riuscirò a dire ben poco, perché anche questo video qua, visto che sono due video corti, ho voluto attaccarli insieme e mi sembra che uno dura 4 minuti, l'altro 3, quindi questo qui dura 3 minuti, durerà pochissimo. E volevo dirvi ragazzi che ho raggiunto i che me l'hanno già detto in tanti, i 22.000 iscritti. E io veramente sono felicissimo perché quando ho stoppato ne avevo 20.000 e qualcosa. Poi, dopo un anno, ho ripreso Ho visto che ero quasi a 21.000. E adesso, proprio in, in un mese, un mese e mezzo, avere 22.000 iscritti per me, per me è tanto, ragazzi. Perché fate capire veramente che ancora al canale ci tenete. E anch'io ci tengo perché se no non tornavo. E, e niente, ragazzi. Adesso, alcuni di voi mi diranno sicuramente se farò un video per i 22.000 iscritti. Sì, ragazzi, lo farò. Però per farvi una sorpresa lo farò quando ci sarà anche Dadde a commentare, che vedremo cosa fare. Magari adesso real life non, non penso ancora che ne farò ragazzi perché non, non c'è ancora il tempo per trovarsi, c'è già, già appena il tempo per commentare. Comunque eh, penso che farò qualcosa con Dadde per i 22.000 iscritti. Quindi aspettatevi un bel video più avanti insieme a Dadde. E guardatelo tutti ragazzi che, per, che penso che vi manchi un po' anche a voi che me lo continuate a scrivere. Poi io ogni tanto per guardarmi i vecchi ricordi mi guardo diciamo i video più visualizzati del Dual Live in Sopravvivenza con Dad che mi spacco dal ridere da solo e cioè, posso capire che vi manca un po' perché sinceramente quel tipo, quel tipo è un comico ragazzi, fa spaccare. Comunque, ragazzi, in questa vi dico solo un secondo prima che finisce la partita. Questo qui è il mio posticino tattico. Così che quando iniziamo a fare le private su MW2 con il nuovo account, sapete già dove sgamarmi. È <ride> il mio posticino tattico dove arrivare per primo 30 uccisioni. Comunque, raga, eh, questa, questo video ormai è terminato. Io spero di essermi spiegato bene in tutto. Nei video, nel Road to Commander e su Dade. E se volete lasciare un bel mi piace a questi due bellissimi video E un commento per dire la vostra, per dire un po' cosa ne pensate su tutto quello che ho detto E noi ci vediamo alla prossima Godetevi questa visuale morte E bella ragazzi, alla prossima Ciao ciao